per compassione sto programma è varietà che parietà, che parietà. e tu già mi hai grippato che canzone ma fai senti tante emozioni senza avere artisti e qualità qualità che qualità se guardo tutti i giorni su canale Mi sento veramente male se non ci stai, stai, stai tu ma voglio consumare tutti a favore insieme a te per tutta la vita senza mai accettare pensi che stessi in inferno e lo in fuoco per a te libera ma che simpatica nariccia, che rizza, so che passa che che sei per me un grande amore amore, amore non fai da mai felicità ma che simpatica narizia che rizza, che sai quando si avvicina che rizza, che rizza quel possettino sulle guance il pizza, il pizza, Desiderio so. e mamma sa, stai in quanto quando caddi, stai lasciandoci a pazzi, tu porto sempre dal e rose con la scusa per riabbracciarti, se non ti vedo in un programma, cambio subito canale, mi guardo le registrazioni, mi fanno un amore tutta la vita. Più vicino, a me. Vicino, a me, vicino a me, che favola di storia quel romanzo. Vorrei che fosse la nostra storia. Da tutto a sapere. non mondo so a a sapere te lo giuro che ti amo amore mio. Non ho voglia di scherzare, non c'è pace e ci ho Io voglio di stare tocchi e cioccolato. A naso ogni mutato che fai amore insieme a me. Ma che si che riccia, che bizzà, che bizzà, capriccia, bizzà, che bizzà, che, pizza. Amore. Amore, amore. Da che riccia, che bizzà, che bizzà, che bizzà, amore Ma che bizzà, che bizzà, che bizzà, che bizzà, che bizzà, che bizzà, che riccia che passa che bizzà, che riccia, che riccia che bizzà, che bizzà, che che bizzà, che bizzà, che bizzà, che Gennaggia, ci sì, tu vuoi sempre farci la sera, devo sapere abbracciarti, se non ti vedo in ogni programma, cambio subito canale, ti guardo le registrazioni, di spazio e mi fate tutta mia. in Batica Anna tutte le allora amici qua noi siamo sotto la galleria la galleria Umberto prima dove eh, qui sono nate tante, tante glorie della canzone napoletana tanti successi anzi io pregherei un pochettino alla a telecamera Pino a Pino che oggi c'è anche Tommaso che siamo, noi siamo, siamo anche in diretta qui, eh, questo è un evento un po' particolare, speciale perché parla della storia della canzone napoletana. Allora se inquadriamo un pochettino questi mattoni a terra, questi mattoni a terra qui significa, questo mattone quadrato significa una scuderia, una scuderia di cantanti che ti devo dire per dire... Nella mia scuderia c'è stato sempre Pino Di Maio, c'è stato Roberto Toia, ci sono stati ma tanti ma tanti cantanti. E quindi però l'altra scuderia, come noi notiamo, questi mattoni, ogni mattone così, questo quadrato, era una scuderia. E per entrare, per entrare in tutte queste scuderie c'era solo il bisogno di fare soltanto un successo tipo come è nata a me negli anni Ottanta ospedale Cardarelli dove mi ha fatto entrare in tutte le scuderie, però sempre qualcuno ha tentato pure di tagliarmi perché eh, c'è sempre anche il discorso della gelosia, perché tutto quello che si fa nella vita, amici carissimi, se non c'è gelosia non si fa mai niente. Allora, quindi, qui sono nati i grandi che vi devo dire: il grande Merola ha, ha, ha passato su questi mattoni per anni. Eh, Franco Ricci, Nunzio Gallo, Giacomo Rondinella. I più grandi della storia della canzone napoletana hanno fatto comparso qui. Quindi a questo punto, noi cosa faremo qui sotto questa bella galleria? Sicuramente avremo delle interviste. Intervistiamo qualcuno per sapere cosa ne pensa un pochettino del Festival di Sanremo e quello della canzone napoletana. Diamo appuntamento a fra pochi attimi, però, già noto che da lontano ho visto una persona che forse noi conosciamo. Pino, eh, se non vado errato, mi sembra il grande Roberto Doria. Andiamo lì e, vi, e vediamo un pochettino. Ah. Guarda chi incontriamo qui, incontriamo il nostro grande amico Roberto Doria. Ciao Roberto, come stai Roberto? Bene. Ciao, tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Allora, noi, noi eh, ti faccio salutare Roberto. Ciao, buon pomeriggio a te ai tuoi amici. Cosa ci fai qua Roberto? Eh, Emanuele, tu sai che questa è la mia casa, è la casa degli artisti. Quindi noi dedichiamo tutta la vita a questa bellissima galleria di Napoli. Abbiamo dedicato tutta la vita perché qua eh, nasce eh, la storia dove ci si incontra eh, con i cantanti, eh, musicisti, comici, eh, tutti quelli che fanno teatro. Questo è il punto di incontro, il cuore della canzone napoletana, è qua siamo proprio nell'epicentro e quindi Roberto io e, lui, io e lui nel passato ci siamo scambiati, scambiato idee degli impegni di lavoro. Il lavoro è il nostro pane, la galleria di Napoli è il nostro pane quotidiano. Il pane di sempre, il pane di sempre. Tu comunque so che hai fatto il tuo disco, un disco meraviglioso dal titolo Respiro Mio, dove hai rinnovato un pochettino gli arrangiamenti a questo Respiro Mio e ti devo dire che noi dalla nostra emittente della PDM, targato Pino di Maio, dove le persone ci ascoltano 24 su 24, è, insomma è una maniera molto splendida che sta andando proprio fortissimo il tuo disco. Infatti, ho sentito, ho sentito che ne sta andando molto bene. E io ringrazio il grande Pino Di Maio che mi dà tanta possibilità di andare avanti. Quindi... Allora, Roberto, io volevo chiederti una cosa: tu hai guardato Sanremo quest'anno? Si prende il buon caffè, come il caffè qua oh, napoletano? Il caffè Napoli è una cosa. Eh. È, è, è una meraviglia. La vera miscela della musica. Sì, sì, sì. E infatti qua in questo bar ci siamo presi proprio tonnellate di caffè. Allora, il Sanremo di quest'anno per te come era andato? Ma il Sanremo di quest'anno sì, è stato un grande Sanremo. Devo dire la verità. A me è piaciuto tanto perché uh, non è come gli anni 80, anni 90. ma... Ma quest'anno mi è piaciuto, mi è piaciuto. Ma ti ha lasciato, conosci qualche motivo di qualche canzone? Questi, questi anni passati no, ma agli anni Ottanti sì. Quindi tipo una lacrima sul viso, tante di quelle belle canzoni che, sono, che ha lasciato il Festival di Sanremo. Quindi allora la differenza c'è perché Carlo Conti dice sempre eh, che tutti cantano Sanremo, ma tutti cantano Sanremo, quei vecchi Sanremo, non questo qua. Sì, io condivido quelle che, quelle che, dice, uh, quelle che dice... Carlo Conte, ma, sì, ma Carlo Conte dice che tutti cantano Sanremo, ma, ma, que, ma quelli, quei Sanremi vecchi, non questi qua? Io, io dico di sì, eh, io condivido i Sanremi vecchi, perché i Sanremi vecchi si cantavano le canzoni, non si parlava, quindi perché si dice canto? Perché si deve cantare? Ma non è, il festival di oggi si, si parla, quindi non è che voglio, voglio rimproverare qualcosa, però a me non piace. Bene, eh, la, la canzone napoletana classica rimane sempre quella al primo posto eh, tra quelle, quelle di Sanremo e quelle di oggi o quelle di ieri, per te qual è il, 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 la canzone che rimane sempre di più? È sempre quella di ieri, perché la canzone, specialmente la canzone napoletana, la canzone napoletana è nata qui a Napoli e le idee che c'erano una volta adesso sono un po' sfumate, quindi le cose belle come prima non si fanno più. Ma però io devo dire una cosa, tu hai fatto un disco che è una favola, eh, non tocca quella classica, ma eh, bensì la segue, la segue come stile perché Roberto Doria, per chi lo conosce, i nostri telespettatori sanno che la canzone che canta Roberto Doria è pure quella che faccio io oggi. Noi tutti abbiamo iniziato, come si dice, facendo i primi passi in questa galleria, canticchiando i, i primi motivi che sono stati quelli della storia. e poi man mano... Ci siamo cimentati a crearci un genere che oggi è uguale più o meno a quella classica. Sì, condividi quello che tu hai detto, però uh, io ho inciso adesso Respiro mio che l'ho inciso 30 anni fa e ancora oggi piace, uh, piace ai bambini, ai ragazzini, piace ancora questa canzone. Come infatti io ho deciso e, e l'ho fatto, l'ho rimodernato con arrangiamenti moderni e devo dirti la verità, mi piace tanto. Prima a me. E diciamo che Roberto Doria in, in questo nostro uh, spettacolo canta Napoli. Uh, lui sta andando fortissimo. Difatti, lo chiedono moltissimo. Cioè quello che io dico. Voi ce l'avete già confermato il suo grande successo di Respiro Mio. Bene Roberto, noi sai che cosa ti auguriamo? Ti auguriamo a te un grande successo che possa ancora eh, aumentare questo successo della canzone napoletana di cui è sempre la più bella e quel, è, il tuo stile è sempre numero uno. Grazie, Emanuela, grazie. Io ti ringrazio per queste belle interviste che mi hai fatto. Eh, all'improvviso mi avete preso all'improvviso eh. e io vi ringrazio. Le cose all'improvviso sono più belle. Allora, noi vogliamo solo da te che tu ci fai un saluto a, a, ai nostri telespettatori che siamo in diretta su Bambuserra e sul live stream di Pino Di Maio, eh, Dediche Napoletane su Facebook. Che tu ci mandi un caro saluto ai nostri telespettatori. Vai. Io saluto tutti i telespettatori con un abbraccio affettuoso e grazie anche sempre a Pino Di Maio e a Tommaso Di Maio che sono dei nostri amici meravigliosi. Gli amici di sempre che noi li salutiamo, che diamo un appuntamento fra qualche attimo mentre ci consumiamo un caffè insieme con voi, tra, po a tra poco ci vediamo. Posso okay. io questo caffè perché... Allora Roberto ci ha beccato sulla noi Prendiamo la parola, ci, ci offre questo caffè, questo bel caffè napoletano sicuramente sì. sarà meraviglioso come quella canzone Adazze Caffè come P, e come Pino Daniele fece Adazzulelle Caffè ai tempi non sospetti degli anni 77 quando io l'ho incontrato. Bene, noi ci consumiamo questo caffè, a voi buon, buon proseguimento e buon ascolta, a fra poco. Allora, qui siamo ancora di nuovo in galleria dove qua c'erano eh, in epoca, non sospetto, molti anni fa, pensate dagli anni 80 a, a quest'epoca di oggi che siamo nel terzo millennio, qui c'era l'agenzia di Franco Baldi, qua al primo piano c'era Antonio Fusco, due grandi impresari, Claudio, sto parlando di Franco Baldi, Franco Baldi sarebbe il, il suocero di, del compianto Claudio Villa. Poi c'era qui un'altra agenzia di Mario Napoli qui a, alla, sulla mia destra se possiamo inquadrare Pino sulla mia destra c'era uh, qui a terra c'era l'agenzia di Mario Napoli mentre lì uh, su, uh, al secondo piano c'era Claudio Malfi con la sua agenzia Must Music negli anni 90 che hanno avuto un grande fenomeno di ascolto di successo per quanto riguarda le serate. Poi invece lì <coughs> dove c'è Antonio Barbara, questo grande negozio specializzato, eh, specializzato in tanti, in tanti eh, vestiti, eh, numero uno, eh, diciamo le specialità nel mondo del, del vestimento. E quindi eh, notiamo che lì al primo piano c'era eh, esattamente Pino Moris il marito della signora Gloriana dove c'era una grande agenzia dove hanno, hanno passato tanti ma tanti artisti che avevano in esclusiva Facciamo... è stato attraversato questo bar da tanti da tanti cantanti, artisti famosi e non famosi se non vado errato mi sembra che qui in epoca non sospetto, non so se c'era lei o un altro c'era Tullio d'Obispo che qui insieme a Merola si sono messi un po' a suonare l'Ave Maria in quattro battute in epoca, eh, sto parlando di 30-35 anni fa. Quindi ci sono stati tanti caffè favolosi, questo è un bar storico ormai, questo bar se non vado errato mi sembra che ha quasi 70-80 anni, vero? Eh? Bene, noi auguriamo al bar sia al titolare che alla, alla cassiera, alla signorina, lei vuole, vuole entrare? No? Eh, li salutiamo, gli auguriamo un, un buon proseguimento di vita, una, ehm, una, una buona fortuna di vivere per cento anni. Noi eh, ora ci rechiamo un po', andiamo un po' sulla mia sinistra, perché queste quattro uscite della galleria, Pino, eh, mi, mi spiegavano eh, all'epoca i cantanti storici, mi dicevano... Per entrare qui in galleria e per prendere del lavoro tu non dovevi entrare dal lato di Santa Brigida e né da quest'altro lato qua forse dal lato di via Roma all'entrata di via Roma oppure dal lato del, eh, del San Carlo si entrava e si prendevano gli impegni se tu facevi ingresso da queste qua da queste altre porte non si prendeva lavoro e di fatti l'ho riscontrato pure io all'epoca quindi auguriamo questa buona fortuna a tutti quanti voi che la galleria possa di nuovo ritornare, all'epoca non c'era perché non c'erano nemmeno i telefoni e quindi era il punto di incontro questo qua, auguriamo buon ascolto noi con voi ci vediamo fra poco d'accordo lei si ricorda qualcosa di Sanremo del vecchio no, no. del vecchio e eh beh il vecchio c'è volare oh. tanti anni fa allora volare a queste canzoni perché Carlo Conti ha detto così ha detto tutti cantano Sanremo ma forse quelle vecchie quelle vecchie che le vecchie le vecchi, sì. lei pensa di questo qua possa cantare qualcuno può rimanere come no come e qualche nome ce lo può dire eh, ma non mi viene qualche nome e quando uno non si ricorda niente significa che non, è, non ci ha lasciato niente tanto non le seguito ah, lei non l'ha seguito però gli piace sicuramente a lei la canzone napoletana storica vero? Eh certo. E certo, io sono napolitana. Allora, una bella canzone che lei si ricorda la più bella di Napoli, quale per lei? <ride> o sole mio, no, solo o sole mio. Che bella cosa sei è Naiurna? Sei Naiurnate di sola. L'aria serena. Naiurna serena, un coppa nafnais. Loppa nafnais. Loppa nafnais, un best. <ride> Signora... Bene, allora eh, ci siamo eh, sempre nell'area della Galleria, nell'area della Galleria dove abbiamo già eh, parlato un pochettino di quello che succede in Galleria. La Galleria è, è lo strumento principale degli artisti, l'incontro. Dove l'incontro, dove è stato con tanti artisti, con tanti comici, eh, tanti attori, dove hanno attraversato questa platea di questi mattoni più grandi della gloria. Ma eh, al mio fianco. Eh, noi siamo in diretta anche su Bambuser in questo momento. Ehm, al mio fianco troviamo un giovane cantante che ha scritto tante ma tante belle canzoni, il maestro Rino Chianciano. Ciao, Rinuccio, come stai? Ciao, Manuele, bene, bene, bene. Buonasera, buonasera a tutti i nostri amici che ci seguono. Eh, hai, detto bene, hai detto bene: questo è l'ombrello diciamo, degli artisti dove, dove sono nati tanti, tanti artisti grandi. Quindi. Eh, mi fa piacere che apri questo argomento perché ogni tanto bisogna ricordare che la Galleria Umberto è stato proprio il trampolino di lancio di tanti tanti artisti. Ma io se tu hai notato prima ho detto una cosa in privato, stavo dicendo io non ho capito perché il Museo della Canzone Napoletana, che la canzone napoletana storica è nata qui nel cuore di Napoli, invece il museo l'hanno fatto in Giappone. Io me lo chiedo perché questa cosa. E si vede che, che Napoli ha tanti problemi che si dimentica del, del, del suo patrimonio e magari in un altro posto, altrove, viene più apprezzato questo nostro patrimonio. A me dispiace, solo... dispiace tanto per... Noi siamo stati fortunati, vedi, perché noi siamo nati in un'epoca dove abbiamo conosciuto questo nostro patrimonio. Mi dispiace solo per i giovani, però voglio mandare un consiglio a loro di approfondirsi eh, un po' di più su questa cosa, perché ci sono tante cose belle che voi non sapete. Quindi fate una ricerca sul nostro patrimonio, sulla vera canzone classica napoletana, che è stata un'esperienza un bellissima. Ma ineguagliabile non si, non si potrà ripetere più. Meno male che una cosa a nostro favore hanno fatto da quando hanno inventato il PC che hanno inventato il PC hanno fatto, hanno fatto una cosa a nostro favore dove le nostre canzoni napoletane, i nostri video sono, sono su internet, e lì ci possono guardare ad ascoltare, altrimenti sarebbe stata la fine per noi. Sì, perché fortunatamente vedi, noi avevamo, diciamo, avevamo l'abitudine di, di, di quello che facevamo. E rimaneva qui nelle nostre zone a Napoli. Invece, poi con il PG abbiamo avuto la, la fortuna di farci ascoltare pure altrove, nelle grandi Infatti, io uh, ho, in, ho, ho contatto con delle persone, diciamo, di, 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 di tutta Europa per, per le mie canzoni. Quindi, e questa è stata una cosa. Magari, forse, se nasceva tanti anni fa. Il nostro patrimonio era raddoppiato, raddoppiato perché ti ripeto abbiamo, mm, non, non ci sono applausi per quello che hanno fatto i grandi, non ci sono applausi. Allora maestro, tu hai scritto mi sembra un um, centinaio di canzoni, o di più, ma forse di più. 1800 brani registrati alla SIAI. Sono io che sono stato, diciamo così, ho voluto, forse secondo me i tuoi successi sono quelli che io ho voluto menzionare, quelli che si ascoltano di più, saranno più di cento. Poi comunque le canzoni lo sai, sono, sono come i figli, c'è qualcuno che cresce diciamo, eh, piano, piano piano piano, qualcuno che, che, che magari che, e quindi poi ci sono delle, delle canzoni che... Eh, sono state l'ultima recentemente è stata quella canzoncina a me piace a Nutella", Che praticamente quella è andata alla Rai Mediaset. Addirittura gli hanno fatto la statuina con San Nicola Armenio. Quindi è stata una cosa bella. E poi ha partecipato pure al film Un Boss in Salotto che è stata una bella cosa. E poi ci sono altre canzoni: Franco Moreno, Mario Trevi, Mauro Nardi, Nello Amato, Gloriana, Anna Russano ho fatto un po' di tutto un po' di tutto ma se tu, dare, eh, se tu dovessi dare un premio a una delle due canzoni che hai scritto quale fosse la canzone che tu vorresti premiare ma io veramente guarda a me eh, diciamo la, il, la canzone che che, mh, che io premerei e' forse una delle più belle canzoni che, 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 che ho scritto io, è stato Nufrate Grande, proprio perché è stata fatta questa cosa diciamo, eh, così familiare, no? così, eh, così bella. È stata, è stata la prima novità, la prima novità che, diciamo, che due fratelli grandi come Moreno e Trevi cantassero insieme questa canzone, per me è stata una cosa emozionante, troppo, troppo bella. Un, vogliamo sentire un piccolo motivo, ma due, due frasettine di qualche motivo, duo di qualche canzone popolare. <ride> popolare? Io... Eh beh, questa qua già mi piace a, Nutelli, la, mi piace a Nutella. Questa qua... mia canzone, quella mia canzone che tu ti ricordi che tanti anni fa io ho percorso, diciamo, 7-8 anni con, con, con il piccolo Nardi, quel bambino che cantava con me. Beh, voglio dire, a, tu a questo mi hai tolto una, 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 una seconda domanda che io volevo farti perché tu sei stato il promotore di lanciare a tanti ragazzi perché hanno duettato con te. Tanti ragazzi e tanti ragazzi ti devono ringraziare perché hanno fatto, hanno fatto una bella carriera splendida. C'è pure quell'altro giovanotto, quel Pino Giordano, che sta andando ancora bene e mi fa molto piacere. Ma vedi, io ho aiutato tutti questi ragazzi. Per, diciamo, per un fatto di, di vendetta, perché io quando avevo la loro, la loro età non, non ho trovato mai nessuno che magari mi aiutasse. Allora io oh, non ho fatto, ho fatto diciamo, come dice il buon Dio eh, aiuta il prossimo, io non ho fatto come hanno fatto loro con me, ho fatto all'incontrario e su questo mi fa molto piacere. E, e a quell'epoca nasce una canzone... Eh, che faceva sono sta che non i genitori è andata molto bene ancora oggi per, va, va molto bene per la sono contento Emanuele sono contento di fare tutto da capo sono contento anche e soddisfatto perché tu sai che pure io faccio questa lotta per i giovani della canzone napoletana da, 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 da una vita eh, come sai per anni e anni ho fatto... o... Un ultimo successo recente con, con, mio fratello, con mio fratello, con il mio maestro di vita e di canto Antonio Buonomo, eh, ho scritto una canzone per lui, per Agostino Ferrante, a voce mia, che non so se la conosci, che pure è, è, sta andando molto bene questa canzone, mi fa molto piacere. Poi ho fatto eh, quella canzone «Via Roma insieme a te» <totipo> tante tante cose, sono contentissimo, ti ripeto, li farei tutto da capo, li farei. Bene, qua noi abbiamo parlato di un promotore della canzone giovanile, della canzone napoletana dagli anni 80 adesso eh? e, e quindi è intoccabile perché comunque eh, tutti, arti, tutti questi artisti che Rino Chianciano ha, ha nominato sono tutti artisti che ormai oggi hanno una certa fama Tipo... Adesso vedi è uscito pure il disco di Roberto Doria che ho scritto 5-6 brani per lui in questo disco, è pure un altro bravissimo artista, e, e, e no, e anzi non so se lo sai, questo disco sulla nostra emittente già sta andando fortissimo, ah, eh! Sta andando fortissimo, lo chiedono molti, pensi dall'Australia, dall'America, dal Giappone, chiamano a volte delle persone che noi per, per, per capirli facciamo la traduzione perché sarebbe impossibile fare una traduzione, però la cosa bella è che hanno fatto il PC in tempo reale che si riesce a comunicare con tutti. Allora, maestro, io volevo chiederti ultima domanda. Tu hai guardato il Sanremo quest'anno? Sì. Ho guardato, posso... mh, e qualcosa mi è piaciuto e qualcosa no, non, non sono stato d'accordo sulle, sulle le canzoni vincitrici perché ho sentito di meglio, sinceramente ho sentito di meglio, però alla, alla fine è, è la gente che vota e quindi, però diciamo che sono stati, sono stati quasi tutti quanti bravi, la scenografia, eh, la presentazione, mi è piaciuto quel ragazzo, come si chiama, di Salerno che fa il rap. Eh... Come, come si chiama quel ragazzo di salerno Tommaso eh, è un, è un, è un, ah beh, sono due dei re dei treppisti eh. sono stati bravi eh, eh, lui e pure Clementino e hanno, ci hanno rappresentato bene e tu come... parli di Rockhound rock eh. sì, rock tra i due tra i due secondo te chi è che è il più bravo? Rocco Clementino. Guarda, allora Clementino ha molto più esperienza di lui, però la canzone a me mi è piaciuta più quella di, di Rocco, è più orecchiabile. Pure la mia. <ride> però allora c'è una cosa che dice Carlo Conti, non so se sei d'accordo con me, lui dice sarremo tutti cantano sarremo. Ma io credo che forse lui vuole intendere. Tutti cantano Sanremo, ma le quelle delle vecchie glorie! È chiaro, è normale. Come ci possiamo dimenticare di quei pilastri che, che hanno cantato volare hanno cantato un amore così grande, hanno cantato. Eh, come ci possiamo dimenticare? L'ultima che è rimasta, secondo me, di Sanremo è quella di Massimo Ranieri perdere l'amore, secondo eh, me è quella. In, ma infatti un altro capolavoro di quello, eh. ma però vedi, eh, il problema è questo, che è cambiata la mentalità. Eh l'emancipazione è scoppiata, quindi eh, noi siamo cresciuti con, quelli, con quegli artisti là, ne siamo contenti perché almeno cap capivamo qualcosa nei testi. Oggi è molto difficile capire questi giovani che vogliono, che vogliono dire, come si vogliono esprimere, questo è il discorso. E diciamo questa cosa che in ultimo, che pensate che il grande Massimo Rarira anche lui è, è nato da qui? Eh. A pochi passi è nato qui a Santa Lucia, faceva il barrista, è nato qui all'Azeus, il primo disc si chiamava Gianni Rock, lassù qualcuno mi ama. Che siamo pure parenti, io e lui siamo parenti perché lui è il fratello maggiore Pasquale, il marito della sorella di mio padre, quindi siamo parenti e Massimo è un grande. È un grande, ma, Massimo secondo me. È, che ti posso dire? Se dico Celentano dico Ranieri, se dico ranieri dico Celentano. Sì, sono d'accordo con te, è un grande della musica, è un artista completo. Sì. pilastri che. Indoccabili, indoccabili. Gli ultimi dei grandi, gli ultimi dei grandi. Allora, maestro, io vorrei che tu facessi un saluto in questo momento ai nostri telespettatori che sono su Bambuseri in questo momento in diretta. E alla nostra PDM, targato di Pino Di Maio da Marcianise, da questa splendida città della provincia di Caserta, vogliamo che tu facessi un saluto. Io saluto tutti quanti con, una, con un abbraccio forte, 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 con un bacione a tutti. E seguiteci sempre, seguiteci sempre. Da Rino Gianciano un bacio, vi voglio bene. E noi ti aspettiamo al più presto nei nostri studi. Rino, okay. ciao Rinuccio, tante belle cose. Il maestro Gianciano a tutti. Fra poco ci vediamo, amici. Ciao a tutti. Qual è il suo, il suo stile di musica, qual è signorina? Niente, qua a Sanremo non guardano niente? E qual è la musica che voi ascoltate? Niente, la musica siete negati? Non piace la musica? Alla ah, classica. Alla classica? E qual è? Ah, tu sei una ballerina? Ah, qui sono tutti ballerini, Pina hai capito allora? Quindi potrete fare un gruppo da ballo e presentarvi a Sanremo e essere gettonati da Carlo Conti. Eh. Vabbè ragazzi, buona fortuna, buona vita. Ciao. Ciao. Allora, prima io vi ho dato già un piccolo accenno eh, che vi ho detto che qui... In questo ingresso c'era la grande casa discografica La Zeus, qua troviamo Agostino, come stai? Tutto a posto, Manolo, come stai? Agostino Ferrante, un grande batterista, cantante che ha, ha suonato con tanti big della canzone napoletana, ha fatto, ha fatto dei dischi meravigliosi e ultimo disco suo ha duettato con un grande artista, un grande attore e cantante che ha fatto tante sceneggiate, film e, e canzoni di successo sto parlando del grande Antonio Bonomo. Ma che già ne ha fa? Io la sammo perdere una storia inutile, Non lo faccio là. Sì, ma chi lo fa? Tu si proprio da perdere. E non vale E le calamità ormai non ti piace Lui ha duattato con questa canzone e come prima ci ha, ci ha già dato un piccolo accenno, abbiamo incontrato qui sotto la galleria, abbiamo incontrato il maestro Rino Chianciano. Ah, sì, anche lui giustamente mi ha fatto questo brano, è un brano che mi sta dando una grandissima soddisfazione, è un successo dove vado a cantarlo in televisione piace tantissimo. Scritto da Rino Chianciano, interpretato da grande maestro Antonio Bonomo, veramente una soddisfazione da non credere quest'anno ho fatto una bella promozione e stiamo ancora lavorando su questo brano qua perché il mio lavoro discografico uscirà a maggio direttamente due in anteprima e il resto uscirà verso settembre se tutto va bene Un gesto fai ti Grazie chi se a me! La cosa più importante è che io prima di fare cantante, lo sanno tutti a Napoli, io, ho lavorato un po' dappertutto come batterista. E ho lavorato come batterista, giustamente Franco Moreno, Antonio Bonomo, Itarendano e tanti altri della canzone napoletana. Io sto a fare questo... Il primo mi sembra che sei stato con Nino Ferretti, è vero o no? Sì, ho fatto. Nino Ferretti, quando tanti anni fa Nino Ferretti stava. Il periodo che noi lavoravamo alla Puglia, lui era come giustamente aveva un successo alla Puglia, guarda da non credere. Che andava fortissimo, mi ricordo, sì, perché io con lui ci siamo conosciuti, con Nino Ferretti negli anni 80 quando lui aveva fatto il suo primo 33 giri e andava fortissimo, anzi andavamo fortissimi a lui in Sicilia e quindi è stata una bella cosa quando poi io ti ho incontrato insieme con lui, che tu stavi suonando con lui. Allora, quanti dischi hai fatto tu, Ferrante? Allora, ho fatto quattro lavori discografici, giustamente con uh, la produzione della Oppy Music, maestro Enzo Poverino che manda un saluto da parte mia. Però è la grossa soddisfazione che uscirà questo lavoro discografico intitolato Voce Mia che a presto io lo metto in atto per farlo uscire. Allora, noi abbiamo riferito che qui questo, questo ingresso della Zeus storica, questa casa discografica che oggi avrà um, all'incirca una settantina d'anni, forse qualcosa di più. E sono nati qui eh, i primi passi discografici di, del grande Merola eh, che, ti, che vi devo dire, come vi ho nominato già prima, il grande Massimo Ranieri che fece il primo, primo 45 giri qui, il lato B si intitolava Lassù qualcuno mi ama No, 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 mi lascerai perché in cielo qualcuno pensa a me Ma era eh, un 45 giri. Ma lui non si chiamava ma Massimo Ranieri, ma bensì si chiamava Giovanni, Giovanni Calone, il suo vero nome, ma nome d'arte del primo disco era Gianni Rocca. Bene Agostini, io ehm, volevo dirti una cosa per terminare questo discorso perché noi siamo uscite con le telecamere, oggi siamo in diretta sulla Bambusel, siamo sulla PDM di Pino Di Maio a, a Marcianise nella grande città della provincia di Caserta. Ah, mando un saluto a Pino Di Maio da parte mia, una bravissima persona veramente di cuore. E quindi volevo dirti sta cosa, tu hai visto Sanremo quest'anno? Sì, ti dico la verità, saremo l'ho seguito un poco, però giustamente eh, mi piace molto Rocco Roccoando, ti dico la verità. Possiamo paragonare, secondo te, la canzone italiana di quest'oggi a quelle nost del nostro patrimonio, la classica napoletana? No, la classica napoletana è quella là infinita che non muore mai. È intoccabile. È intoccabile, ci sa cantare molto, è la cosa più importante è il classico, saper eh, cantare e saper gestire eh, la parola classica, è una cosa importante, non finisce mai. Tu canti qualcosa di classico quando fai le tue esibizioni? Una bruna finestra fasci, tu vorrei avasare, eh, tu cano un innamorata di te, Mario Bena, Muramare. Tutti questi pezzi hanno fatto successo Cosa ne pensi di Carlo Conti che lui dice Tutti Tutti cantano Sanremo Tutti cantano Sanremo signori Ma vuole intendere le vecchie canzoni di Sanremo o le nuove? No ma le vecchie canzoni di Sanremo erano più belle Dico proprio la verità Devo essere sincero Tu ti ricordi qualcuna dei vecchi canzoni di Sanremo? Mi sembra qualcosa di Massimo Ranieri L'ultima, beh, quella che è rimasta alla storia è perdere l'amore. Sì, Perdere l'amore, sì. E poi le vecchie, diciamo volare. Oh oh. E sono pezzi storici. Un piccolo motivo di qualche canzone napoletana che tu hai in repertorio, Agostino. Tu sei una cosa grande per me. Una cosa che tu stesso non sai. Una cosa che non hai giocato mai, mai, mai. Non è così. Ah così grande, ah così grande, una cosa che non ho mai avuto mai, un così guardano Bravo Agostino, bravo! Bene Agostino, io, no, noi non facciamo altro che ti dico solo che se ci vuoi mandare un saluto a tutto lo staff della nostra emittente radio e tv PDM, targato Pino Di Maio, dediche napoletane, e sulla bambuser di mandare un caro saluto a loro che ci guardano 24 su 24. Un saluto alla... giustamente all'emittente. PDM di Pino di Maio. PDM di Pino di Maio, giusto? Bambu Serra. E poi abbiamo, noi usciamo su centinaia di canali su social di su tutti i network. È un saluto a tutte le persone che seguono Network da parte di Agostino Ferrante. Bene, noi vi salutiamo ad Agostino, Corrante, ad Agostino Ferrante e che fra poco noi ci sentiamo ancora per qualche oltre ancora bella cosa. Ciao a tutti, ciao Agostino, ciao ciao. Allora, come io già vi avevo detto, questo ingresso qui sulla mia sinistra... Era l'ingresso che io dicevo, l'entrata del teatro San Carlo, dove poi si entrava in questo ingresso e quindi eh, si prendevano le date i cantanti, i musicisti e insomma c'era lavoro. Ma se, se, se quella giornata che si veniva qui in galleria e si sbagliava all'entrata, non si prendeva la Così me lo dicevano tanti più grandi artisti e io così vi riferisco. Mentre eh, se la nostra una delle telecamere inquadra un pochettino qua o dobbiamo andare più avanti, ecco, va. riprendiamo, vediamo la piazza Peplicito, la piazza Peplicito che è stata qua, andiamo un pochettino più avanti, vediamo la, la bella nostra piazza del Peplicito e notiamo di fronte c'è il Cambrinus, Cambrinus dove è nato il caffè Chantan. E, ecco là, quella è Piazza Peplicito. La Piazza Peplicito è dove, dove oggi fanno le esibizioni i grandi artisti, i grandi concerti, dove c'è stato eh, quei grandi eventi di Pino Daniele, eh, Massimo Ranieri, Nino D'Angelo, eh, che vi devo dire... Eh, eh, Claudio Baglioni qua in questa piazza sono uno dei più grandi artisti mentre io questa piazza l'ho fatta negli anni 80 eh, dove partivano i carri della Piedicrotta, le, le ultime delle Piedicrotte sono, sono andate da qui e poi si girava con tutti i carri e si girava per tutta eh, Mergellina eccetera bene Detto questa cosa noi eh, ovviamente vi salutiamo, facciamo sempre tanti ma tanti auguri di una buona salute e ci sentiamo fra poco. Bene abbiamo qui sotto questa fermata dove qua attentano le persone chi per lavoro, chi per studio, abbiamo un giovane che gli vogliamo chiedere qualcosa, tu hai guardato Sanremo quest'anno? Eh, poco però, poco, giusto poco poco. Secondo te è cambiato qualcosa tra la canzone italiana eh, di ieri e quella di oggi? È che oggi diciamo è più moderna, tipo su Fatte Rocco And, diciamo è sacchio Clementini, più rap rispetto, a... oseremmo migliorare la recita. Ma pensi che possono rimanere come quella della canzone volare o possono essere canzoni di momento e poi fumo? No, questi qua secondo me possono rimanere... Rimangono? Rimangono? Mm. Senti, è la canzone più bella napoletana che ti piace a te? Chi è? Uh, Ciro Rigione Ciro Rigione, è quello che ti fa impazzire che magari ti fa strappare i capelli pure se te sei tagliato corti? Uh, zuccherini, eh. Zuccheri. Bene, eh, tra, 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 i, eh, tra i tanti cantanti eh, napoletani che tu ascolti, c'è qualcuno che ti fa proprio emozionare che ti fa riempire la pelle piena di emozioni? Cantanti? <coughs> che ti fa riempire cantanti? la pelle... Eh sì, piena di emozioni. Eh, Ciro... Ciro Ligione, Zuccherina si Che sa? Va bene, Ciro. Ciro Vuoi mandare un saluto alla nostra splendida emittente che è la PDM, targato Pino Di Maio da Marcianise, dove va su tutti i network nazionali e su internet? Ragazzi, un saluto, un bacio. Qui troviamo invece una bella signorina con un bel bambino, questo cagnolino. Come si chiama questo cagnolino? Così ah, me lo sono preso. Ah, adesso allora quindi lo battezziamo? Perché non lo... Eh, 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 uomo, è, dono, è uomo e donna, si sa. È uomo, allora chiamiamolo Pino. Pino, eh, è bellino. Senti, la canzone bella italiana che ti piace a te qual è? Amare poi dei desideri. Italiana. Te. Italiano. italiano. Ehi, questa è italiana. Di Sanremo ti è piaciuto qualcosa? Certo. Quale? Quella là di Benji e Fede. E Alessio? E tra, tra quelle italiane di ieri della storia degli anni 60 a queste oggi più o meno credi che c'è un paragone? Sì. Qual è il paragone? Prima che adesso. Ah, ecco, tu pensi che queste siano sempre canzoni eh, da, da, da poco... Eh, no, si può pure guardare, però... Il cantante che ti fa impazzire? Salvatore Desideri, ovviamente. Ah, Salvatore Desideri, i suoi desideri, Pino da Marcianise. Questo a noi ci fa piacere, ci fa tanto piacere. Che lavoro fai tu? Niente. Una nulla facendo, ma vuoi lavorare? Vai a scuola? No, vado a scuola. Eh, sei diplomata? Non ancora. Non ancora, quindi ti auguriamo una buona fortuna. Vuoi mandare un saluto alla nostra PDM di Pino Di Maie e Bambusete che siamo in diretta? Un bacio! Ciao anche a te, ciao, buona fortuna. Ciao. Ragazzi, a fra poco ci vediamo, eh? Ciao. Forza Napoli! Allora diciamo forza Napoli, grazie, forza! Dopo una settimana di lavoro L'aspetto per compassione programmi e varietà. Che varietà, che varietà e tu già mi hai grippato che canzone ma fai senti tante emozioni se avere artisti e qualità. Che qualità, che qualità se guardo tutti i giorni questo canale mi sento veramente male se non ci stai, stai tu se c'è stai tu ma voglio consumare tutti a favore insieme a te per tutta vita senza mai acciapicciare pensi la stessi in un inferno e mi buttassi in fuoco per venire libera ma che simpatica narizia che rizza, so che passa a tutti i capricci che sei per me un grande amore amore, amore non fai da mai felicità ma che simpatica narizia che rizza, che rizza e sai quando è un sabbiccio che quel il pizza, il pizza, sulle guance Stai e mamma sa sei mito quando canti stai baciando e nasci a pazzi tu sempre le voci con la scusa per riabbracciarti se non ti vedo in un programma cambio subito canale mi guardo le registrazioni mi fanno innamorare tutta la vita Io vicino a me, vicino a me, vicino a me. Che favola di storia quel romanzo, vorrei che fosse la nostra storia, da tutto il mondo a nasapere. Te lo giuro che ti amo amore mio, non ho voglia di scherzare, non c'è faccia e c'è aspetta Ecco qui amici carissimi, e dopo questo incontro storico che abbiamo così parlato della galleria, eh, Umberto, I dove eh, nascono e eh, sono nati tanti ma tanti artisti, musicisti, cantanti, autori, compositori, ballerini, eh, è nato tutto quello che conta nella canzone napoletana. Noi eh, delle nostre telecamere della PDM oggi eh, si, si conclude così. Questa, questa nostra, eh, questo nostro grande evento della musica napoletana storica dove, eh, dove ci sono state tante interviste che abbiamo parlato un po' del festival di Sanremo e della canzone napoletana quindi concludiamo questa nostra, questa nostra uscita delle nostre telecamere della PDM la concludiamo in questo modo che siamo a casa del nos, di, un nos, di un noto grande maestro che ehm, ha fatto parlare di Sí. Di tante belle canzoni di successo ha scritto per tanti, tanti cantanti. Tanti cantanti si sono fatte strade per, per alcune canzoni di queste belle poesie che ha scritto questo grande maestro. Quindi, noi, io e Pino Di Maio e la PDM abbiamo voluto omaggiare questo grande maestro. Pensato un pochettino, forse possiamo dire più piccolo come età, a 92 anni, che noi questi 92. Due anni eh, lo vogliamo, eh, gli vogliamo curare che possa vivere ancora per altri cento così. Sicuramente Napoli potrebbe avere ancora più successo, ancora altri bravi cantanti e quindi eh, la canzone napoletana sicuramente potrebbe avere un seguito. Allora, io a questo punto io non faccio altro, signori. Vi vado solo ad, ad elencare che questo grande maestro è noto per tanti cantanti che ha scritto per Mario Abbate, eh, Mario Mero, L'Annunzio Gallo, Sergio Bruni, Nando Paduana, Aurelio Fierro, Giacomo Rondinella, Tina Barone, Peppino Bria, Salvatore Zinzi, Antonio Bonuomo, Pino Mauro, Maria Paris, e, 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 e infine, ed infine, voglio dire, eh, infine, più giovani siamo rimasti Antonio Ottaiano ed è. Emanuele Gaianiello e eh, poi anche Nicola Turco. Quindi voglio dire: eh, questa belle canzone, questa bella poesia che ha scritto questo grande maestro, sicuramente è Pane di fantasia che ha scritto lui insieme ad altri grandi musicisti, chi ci sta e chi non ci sono più. Però a questo punto io non faccio altro, vi passo subito la parola a questo grande maestro storico, signori e signori, colui che ha creato nella poesia di Napoli la storia, il maestro Alfonso Chiarazzo. Buonasera Alfonsino! Quanti, buonasera. E allora voi, è meglio che mi poniate voi delle domande e io vi dia delle risposte perché così è meglio Maestro, allora, allora la prima domanda che io uh, la, la, la voglio fare tra i, i, le tante canzoni che ho nominato ed artisti che ho nominato ma se non vado errato mi sembra che anche Mario Da Vinci voi avete scritto qualcosa eh? Mario, da... Mario Da Vinci è stato uno dei primi giovani ad avvalersi della mia collaborazione io della sua e mi fu presentato da un grande maestro veramente il compositore di eh, a cartolina in Napoli, il famoso maestro Giuseppe De Luca, che venne a Napoli in un'occasione di una pietigrotta e sarebbe proprio, proprio quella. Ecco, se vuoi... Ah, eh, eh, quella, quella candida. Quella, 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 quella foderi... Ebbene, eh. eh, eh maestro, io volevo dirvi una cosa. Uh, la canzone napoletana, quella di uh, uh, qua stiamo parlando di un piedistallo, car cari ragazzi, della, della musica napoletana storica, da quanto si facevano realmente i grandi festival della canzone napoletana. Sto parlando della Rai, dove presentava Daniele Piombi, Pippo Baudo, uh, Enzo, eh, Enzo Berri. E, e ce ne sono stati ancora tanti, ma tanti, tanti. Uh, maestro, io volevo sapere una cosa da voi: Ui, da queste migliaia e migliaia di canzoni che voi avete scritto eh, più o meno vi ricordate un, un numero giusto di quante canzoni avete scritto voi? Io penso di non essere arrivato a un migliaio per carità. Eh, una migliaia l'avrà scritto Kramer, Cioffi, questi grossi autori a livello nazionale e internazionale, quindi avrò scritto sicuramente un 300-400 canzoni, insomma, eh, manca pure. Io allora parlo di quelle lì di su, quelle che hanno avuto un maggiore successo, da, dalle vostre mille, più o meno eh, le canzoni che mi ricordo io che hanno avuto successo, tipo Malofiglia, eh, eh, Freve e gelosia, Inferno d'amore. Saranno state, insomma, che io possa pensare che abbiano fatto maggiore successo. Penso che siano state una trentina, una la quarantina, insomma, non tutto posso... potrei pretendere. Maestro, ma, ma voi siete troppo buoni perché ne, ce ne sono di più, ce ne sono. Io, no, noi se guardiamo qui vediamo già un grande elenco, vediamo 100 uh, catene dalla grande Maria Paris che sta qui uh, dietro alle mie spalle. Eh, la gran, eh, ah, qui parliamo di un personaggio storico degli anni 60. Eh, ragazzi quando c'era solo la RAI e si ascoltavano questi cantanti tipo come Merola, come Pino Mauro e eh, 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 come tutti i grandi artisti eh, perché la RAI è nata, è nata come festival della canzone napoletana se ricordo bene mi sembra che è nata prima la, il festival di Napoli e poi dopo è nato il Sanremo è vero? Sì, il festival di Napoli il primo festival di Napoli lo tenne l'immenso autore di del Piave e a che portava di solito gli, i cantanti napoletani ad esibirsi al nord perché eravamo allora mercanzia di mercato, quindi ci, ci si acquistavano tutti, eh, l'Emilia Romagna, quindi ogni buon bravo. Cantante napoletano doveva passare attraverso l'Emilia Romagna, che era una delle terre del nostro paese che ha dato maggiori e ancora maggiori eh, cantanti come Pavarotti e altri, come altri. Insomma, diciamo che sono ben tecnicamente forbiti di voci liriche, di belle voci studiate. Che poi si faceva sempre all'Ariston di Sanremo oppure è nato dopo poi la Piedigrotta il Festival della Piedigrotta io penso che sia stato proprio già all'Ariston all'epoca era ben più ridotto di quello che poi eh, si vede oggi perché logicamente eh, avrà subito sicuramente delle, delle acconciature e dei rifacimenti tanto per cercare di mettere quanto più pubblico sia possibile. Maestro vogliamo dire una, ver una verità perché io lo so che quando eh, si parla col maestro Chiarazzi ragazzi, si spara a zero perché ovviamente lui è la bocca della verità lui dice quello che sente di dire io lo conosco io da 30 anni forse anche di più eh, quando frequentavo la galleria lì ho avuto questo piacere, questo onore di conoscere questo grande maestro vogliamo dire per bene stavolta una bella verità, la prima canzone che eh, io a volte l'ho detto spesso nelle mie trasmissioni però Ve lo faccio dire da lui, così notate se è stata detta la verità. La prima canzone, Malu chi è stato il primo cantante ad inciderla? Mario Merola o Pino Mauro? Pino Mauro. Moglio. <totiposanica> Vedete, Pino Mauro è stato il primo cantante che ha inciso Malufiglia. Poi dopo, dopo che cosa è accaduto, maestro? È accaduto che il grosso successo di Malufiglia l'ha ottenuto Merola. Malufiglia. Mamma, così mi chiama Malufiglia. Perché non sto andando a sentire Madama Salama Merolau. Perché Pino Mauro l'ha registrata per prima, però il vero successo discografico eh, eclatante l'ha ottenuto Merola. Non perché Pino Mauro non significa niente, uno può incidere un pezzo e, e fare meno successo. perché non ha incontrato il compiacimento del pubblico in quel momento perché è pure un fatto di antropologia perché il pubblico il popolo non è disposto a, talvolta ad accettare certi argomenti come è pronto ad accettarli dopo un mese e perché cambiano oppure come può, come può capitare che voglio dire certi argomenti a volte non li vuole accettare da me ma bensì li può accettare da un altro cantante Pino Mauro contava già dei grossi successi con il maestro Giuseppe Cioffi, Core Lacrame. Quindi, un enorme successo. Pino Mauro a malapena teneva 17-18 anni. E quindi, e, 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 diciamo che il malo figlio era per Sergio Bruni. Sergio Bruni, prima di inciderla lui, poiché aveva sotto sotto una casa discografica casa editrice la passò a Pino Mauro quindi da allora io con Sergio Bruni dovetti ricorrere persino all'avvocato per avere la, di indietro la canzone e feci fare a Merola proprio per ripicca la feci fare a Merola perché io non avevo dato alcun consenso per Pino Mauro il consenso era per Sergio Bruni allora io pensai bene vedi il personaggio di Melola che mi fu portato da Salvatore Sì. <ride> vedi il personaggio un po' sfavaldo un po' eh? allora pensai e dissi che sta buono per male figlio quindi la sta facendo già Mauro la fa pure lui sicuramente sarà un successo per entrambi ed, perché poi dopo a, a loro due si è aggiunto Mario 3, si è aggiunta un'altra donna si sono aggiunti altri 10, 20, 30 cantanti quindi non, chi ha fatto prima o chi ha fatto dopo non significa niente. Tutti quanti hanno contribuito, da Pino Mauro fino all'ultimo. Però poi per terminare questo discorso, poi infine Manofiglia negli anni 2000, se mi ricordo bene, l'ha preso uh, un giovane artista uh, come Antonio Tajano e in quel momento Antonio Tajano uh, era, era un giovane che prometteva realmente, prometta ancora, dobbiamo dire la verità, aveva delle belle doti, quindi ha fatto questa canzone, ha fatto nuovi arrangiamenti e anche per lui è stato un grande successo. Malufiglia. Mamma, ma tu si ma amma, ma lo figlio, perché sto da non si mi amma, non si mi no, ma figuri di una cosa, che Nicola Turco voleva fare male figlio, ho detto mantieni anima, perché la vuol fare pure Valentino. La vogliono fare pure altri E quindi, ma finì napoletanamente parlando, che sembriava a Caseccio, io tengo sei canzoni nuove con, con Nicola Turc ci mette qui, nati. Eh, capisci? Ho detto Nicola, ti prego, non la fa. E allora, in cambio, Nicola farà, mia, campane di Pasqua, fatte insieme a Mallozzi, e a Fieri, e a Figlio Figli Luriavolo, come canzoni vecchie. E poi farà sei canzoni mie nuove, fatte mo, a 92 anni. Maestra, vi dico la verità: delle vostre canzoni che voi avete scritto al grande Merola, che ne sono sicuramente forse più di 20, eh, che ne avete dato a Merola, o qualcosa in più? 13, per l'esattezza. 13. 13. E tra, e tra queste 13. Eh, Tina Barone ha fatto un disco dedicato tutto a voi, dedicato al Maestro Chiarazzo e vi dico la verità, tutte quelle canzoni che ho scritto e che ho sentito che cantava Merola, vi devo dire la verità di Tina Barone, gli faccio un grande complimento che in questo momento siamo in diretta eh, su eh, live stream su Bambuser e sulla eh, TV di Pino Di Maio che è la PDM. La facciamo, gli facciamo tanti ma tanti auguri perché è stata molto brava di interpretare quelle belle canzoni che sono state delle belle poesie maestra passiamo ad un altro angolo come mai perché il festival di napoli non si è fatto più non si è fatto più perché la, la sola vetrina del festival non poteva bastare a tutti noi autori che ne siamo tanti ne eravamo tanti va bene ed allora Logicamente succedeva quello che non doveva succedere. Imbrogli eh, eh, si cercava di conoscere quante più persone importanti siate. persino il Vaticano, tanto per dirne una, aveva, raccomandava l'autore, poi questo è un paese che c'è una canzone mania, qua fanno il cantone tutto quanto, i pozzaioli, gli avvocati, i mirec, i sanitari, ma no, Quindi come mantenere questi? E qui andava a finire che entravano loro e uscivamo noi. Gli autori veri uscivano fuori. E tra, entra, è capace che entrava al posto mio, al posto di un altro, un ammiraglio. Catturini, se lo avevo e per una canzone, E allora è successo che praticamente la, la, il giocattolo si è rotto, si è corroso perché se ci fossero state altre manifestazioni, allora la cosa sarebbe stata diversamente, perché chi entrava a un festival, chi entrava a un disco diciamo, per l'estate, per l'inverno, per la primavera, e, e, ognuno aveva la possibilità di inserirsi. A parte il fatto che il vero autore doveva combattere non solo... I cosiddetti nibelunghi, come diceva Buonafede, di quelli che forzosamente volevano fare le canzoni e non erano, pensavano di fare le canzoni, ma le facevano. E poi con tutta questa gente, prefetti, non prefetti, federali, so sindaci, tutti quanti volevano fare le canzoni. Oggi continua ancora questa cosa. Pensate. Maestro, pensate che ci potrebbe avere un seguito che eh, ci saranno i riflettori e le telecamere di Napoli che possa eh, di nuovo accendere questo festival, una ripresa? Non è possibile, perché gli autori non ce ne stanno più. Cantanti non ce ne stanno quasi più. Chi che ce stanno sono patetici addirittura. Io vedo gente che cantava cantato 50 anni fa con T'acco. E, e si è consumato. Non mi so spiegare. Ma non perché ci l'abbia con i cantanti. Perché c'è un artista artista si vuole fare indietro. Can tutti quanti con vorrebbero conservare la stessa personalità, gli stessi favori che godeva 30 anni prima. Non è possibile. Amici? Quindi non ci sono né arrangiatori, né musicisti, né poeti né cantanti. Non è que che quelli che ci stanno non siano buoni. Tecnicamente sono buoni, ma sono anche pochi. Perlomeno bisogna scrivere 24 canzoni. E chi scrive? Ma non perché io voglia denigrare al massimo, eh, se, è perduto il seme, capisci? Siamo, siamo morti, io sono prima ancora per miracolo, ma se no dietro di me non ci niente. Io ho chiesto, ho cercato agli autori di venire da me, di farsi consigliare, di farsi imparare la tecnica, e nessuno viene, l'ho detto per Facebook. Sono tutti dei saputi, sono dei marconi, non, non lo so, io quando ho incominciato. Ho chiesto l'aiuto, l'ausilio di tanti maestri, di tanti poeti. Maestro, voi pensate da, da quelli che voi eh, siete a conoscenza, che eh, notate e ricordate e che magari si mettono in scena in televisione, eh, tra le, le grandi star che voi avete scritto che sono diventate grandi star. Eh, ci può essere qualcuno che potrebbe sostituire tipo Merola, che vi devo dire, Sergio Bruni, Franco Riccio, eh, eh, Giacomo Rondinella, Maria Paris? Ci sono, ma si ostinano a cantare delle canzoni che fanno pena, e allora quella è la canzone che fa il cantante. Lascia che poi il cantante fa le canzoni, ma perché il cantante divenga di successo, devi avere la fortuna di cantare una bella canzone. Non la canta. Io noto certi cantanti neomelodici che quando sporadicamente cantano una canzone bella hanno un altro colore di voce, sono più accettabili. Invece quando cantano le nuove canzoni non sono nessuno. Maestro, ah, io mi ricordo solo una cosa, questa la voglio dire, e di fatti mi assumo io le mie responsabilità. Io mi ricordo quando io ho conosciuto il compianto al grande Gianni Ravera, colui che ha organizzato il festival di Sarema anni e anni. Negli anni 80, lui mi disse: Io ti prometto che se vengo a Napoli e faccio il Festival di Napoli, tu sei uno dei primi giovani che ci sarà in questa scaletta. Mentre poi, che cosa è capitato? Mi ha richiamato dopo poco tempo: dice: Io ho avuto eh, il contratto del Festival di Napoli, ma purtroppo. Caro amico mio, il festival non lo posso fare più perché già mi hanno chiamato e minacciato, mi hanno detto che io se venivo a Napoli dovevo cantare Nicolo, Francisco, Saveri e Pasquale e chi magari non sapeva cantare, allora ha detto niente. Vediamo il maestro che cosa ci dice in questa cosa. Questo fatto risale all'epoca di Valenzi, sì. che io attraverso l'avvocato Giovanni Bisogni, mio amico, che era assessore al turismo, convincemmo Valenzi di fare il festival. Valenzi ci ascoltò e si mise d'accordo con Bideri, con la Ravera, con gli io, di fare il festival. Ravera tutte le mattine aveva i napoletani a casa a Roma. Va bene? Ravera riuscì a dire io ho fatto il partigiano, non me ne importa, io vi sparo se mi venite a minacciare, lasciatemi tranquillo. E così venne annullata persino... Persino la mozione che si era stata approvata dal Consiglio Comunale. Da allora in poppino. Chissà, Napoli è questo. Ma non per niente Eduardo dice, dice fuisamente. Aveva ragione. Maestro, diciamo una cosa bella, semplice e naturale perché io vi ho sempre ammirato proprio sotto questo profilo perché voi siete uno che se dovete dire la, la bella, la dite, se la brutta non ci pensa per niente. I cantanti che, partecipa, che partecipavano allora ai festival di Napoli, io parlo dei giovani, pagavano oppure venivano scritturati in una maniera pulita? Le quote erano di 700.000 lire per l'editore carta, per l'editore discografico e per ogni cantante. Va bene? E quindi con questi soldi si organizzavano i festival. Adesso io racconto un episodio, questa è l'occasione buona per mettere in chiaro alcune cose. Maria Paris, il tempo di Siente Catena. Il suo editore discografico, Scoppa, a buonanima di Scoppa, poiché Maria Pari, ogni cantante dopo una grande, un, un grande successo, è, è molto probabile che dopo possa ricevere un abbassamento di simpatie cioè se non trova lo stesso pezzo potenziale che ha avuto prima ed allora tenevo solamente un pezzo con Vilma Goic per strada in Napoli. E Scoppa disse a Maria: Se vuoi partecipare con un secondo pezzo, te lo paghi tu. Se poi mi vendi 20.000 copie, io ti. ti sì. si darò l'assegno di 20.000 delle 700.000 linee e così. Maria Pari si accettò. Dopo due giorni che si fece il festival, va bene, quando finì la manifestazione, organizzata da Ravera, Ravera, Ravera ascoltando la canzone Cantata la Maria, promisi a Maria, lì per lì, questa canzone la farai alla Caravella dei Successi a Bar. Al che scoppa, il giorno dopo la chiamò, le diede l'assegno e in più la trasferta per la manifestazione, la Caravella dei Successi a Bar. Tanto per dirti, a volte come si complicano le cose. La gente non sa per niente, capisci? Maestro, allora eh, eh, i cantanti che oggi funzionano eh, in questa maniera, che oggi tutti eh, fanno amministrazione, come si dice, fanno tutto loro dal compratore al consumatore. Mm. Eh, allora voglio dire ehm, questo non c'era eh, dal compratore al consumatore perché allora c'erano eh, i veri maestri come voi che se venivano io mi ricordo un episodio che se un cantante non aveva il talento che era magari stonato non era bravo eh, voglio dire tipo voi dicevate siete due a scuola di canto se impari a cantare magari io ti posso dare una mano per, per, per metterti sulla buona strada della musica ma oggi questi qua invece fanno quello che più o meno avete detto voi. Cosa, cosa potete dire in merito a questi giovani che ne sono tanti oggi? Ah, il guai è successo, noi dobbiamo andare alla, alle origini: il guai è successo quando hanno liberalizzato l'etere, tutti questi che avevano il, il rospo in corpo, che volevano fare canzone, volevano cantare per forza. Una volta che sono uscite le radio libere, si sono autoprodotti. Non hanno subito la censura di un direttore artistico, capisci? E allora le, le canzoni che emettono non sono censurate, non sono viste, non sono dette, non è buono, vattene, vai a fare un mestiere perché quello si autoproduce. Io sto compiendo una battaglia perdente perché tanto questi si autoprodurranno sempre e nessuno può, 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 può proibire ad un altro no, tu non ti appuò no, tu non ti. Andiamo a cantare questa canzone, tanto io Se ci fossero ancora le case discografiche che noi stesso abbiamo dis distrutto perché nessuno crede a questi nessuno paga per uno che vuole cantare per forza. Che vuole cantare per forza non che è canzone. Ma chi è che caccia i soldi? Solo loro che si, si autoproducono e logicamente si mettono in lizza e questo è, è finito Napoli è finita. Non c'è nessuna risorsa. Io, io mi sto illudendo di fare qualche cosa, ma, ma poi, fin quando ci sarà l'autoproduzione, non faremo mai niente. Maestro, io per salvarli un pochettino a tanti, perché ovviamente tra i tanti ci sono, come io eh, voglio dire, mi aggancio alle vostre parole. Che ci, ci sono tanti bravi cantanti che hanno il talento e non hanno canzone giusta, oppure magari hanno la bella canzone e non c'è il talento, però voglio dire: eh, voglio salvare a queste persone nel senso di dire come voi avete detto. Eh, Prima di, di crederci in questa autoproduzione, di, di, voglio dire di fare un disco, perché oggi non è come una volta, oggi se si fa un disco, poi si fa un video e si fa promozione sulle radio e televisione, ma si pagano tanti soldi, maestro, È un business di 40, 50, al minimo 50-100 mila euro. Ma qua niente meno stanno facendo i dischi a rate, pagano a rate alle case fonografiche, ma la vogliamo finire o no? Ma perché poi ricorrere a tanto, ma vadano a fare un altro mestiere? Ma non c'è una richiesta di mercato, noi non abbiamo una richiesta di cantanti. Però una cosa la salviamo perché diamo una mano alla disoccupazione. Forse loro credono, dice vabbè, io eh, investo un disco, però eh, mi, mi, mi vesto un pochettino di lavoro magari. E hanno, sono stati capaci di parlare le feste matrimoniali. Nessuno spende più una lira. Ma scusa di spendere le soldi per chi? Puno che non sta per cantare, puno che le porta una canzone che non va niente. Ma chi le si fa prima? E dice è meglio che per il piano bar, perlomeno per cantare il canzone celebre. Eh, sì. e, è finito, è finito tutto. Vabbè, allora noi per concludere questa intervista, maestri, io vo volevo dirvi una cosa, voi siccome che siete una persona che siete eh, a contatto eh, con il giornale, voi siete una persona, avete una cultura splendida, perché eh, io l'ho sempre detto questa cosa, lo dico sempre ai giovani, o oggi realizzare un sogno non è difficile... No, non è difficile, non è nemmeno molto facile, però la prima cosa, come ha detto il maestro, come dico spesso pure io nei programmi della PDM di Pino Di Maio, andate a studiare, studiando da un bravo maestro si impara per bene a mettere in evidenza le note musicali, poi a scegliere una bella canzone scritta realmente adatta per quella voce da un bravo maestro, una volta fatta, fatta questa cosa per bene, realmente professionale, fare una bella incisione professionale e tutto può diventare un sogno che si può realizzare. Ne siete d'accordo voi maestri? Ma io sono d'accordo con tutto quello qua, quei cantanti che ci stanno oggi. Ce ne potranno stare, non lo so. Ah. Pensate che aumenterà ancora di più? No, io dico di cantanti validi. Sì. Ce ne saranno 7, 8, 10 ancora. Però anche loro hanno prese con la, con la situazione attuale. Alle prese con questi, con questi ragazzi, e quindi alcuni di loro. Eh, si, hanno, si sono contati alla neomelodia che non esiste un neomelodico non esiste eh? perché non è che abbiano inventato una nota in più o abbiano inventato una lingua italiana diversa no Maestro, vi non vi voglio spezzare parole perché una cosa che mi avete insegnato voi voi avete detto quando io ho composto 7-8 pezzi vostri 7-8 belle poesie veramente belle e quando, abbiamo, quando io ho fatto le musiche e, e abbiamo parlato della musica ho detto vicino al maestro eh, di, maestro ma mi sembra qualcuno ha copiato una nostra canzone e lui ha detto ricordati una cosa tu le note sono sempre 7 ma però <ride> la risposta i marioli sono i quindi eh, perciò... è vero questo ma, ma ditemi ma... io voglio dire un'altra cosa chissà quanti, quanti giovani amanti dell'arte eccetera vorrebbero scrivere ma io sono sicuro che diranno ma dove, a dove si ammettere quanti di questi sono nascosti, sepolti, hanno paura di introdursi in un ambiente così, così mal ridotto capisci? Perché can, tu, tu sei padrone di Dio di Canto, tu ah, la mattina dopo ti voglio cantare, io faccio la canzone, io faccio la musica, io faccio l'arrangiamento. Sì. Tu parli di festivale, ma quale festival? <ride> ma come si può fare? Non c'è più ma, ma, come, come si può fare? Noi vediamo i cantanti del nord, possono non piacerci, però sono diplomati, sono laureati, hanno, hanno fatto i baleri per tanti anni, noi li con, non li possiamo eh, con, conoscere con, tutti perché non siamo del nord. Ma quanti di questi alla sera vanno a lavorare nelle balere e poi dopo conoscono il successo? Non è che di, di punti in bianco cantano, non ne ho bene niente hanno dei trascorsi artistici pure loro hanno fatto la gavetta ma qua non si capisce niente qua c'è solo l'autodeterminazione e qual è l'esito? è questo noi teniamo più cantautori a Napoli che quando era l'Europa tutti i cantautori non ci stanno quant'anni che non siamo cantautori ma com'è possibile? quando ci stanno dei successi di, di, di autori antichi, di autori che, di, di 20-30 anni fa, che sono belle canzoni, e anche di più, se vanno a scavare, trovano dei successi immensi, che, canzoni che non avranno fatto successo perché tenevano quelle davanti ancora migliori di loro. Ma che ci stanno le canzoni? Perché non ne pigliano? E a loro discapito cantare una canzone nuova? Perché non, nessuno la sente, non se ne importa. La cantate, Rosa, che bella cosa, e torna a marcia, benedetti Dio. Capito? Maestro, quando voi avete iniziato a scrivere le canzoni che avete fatto ingresso con questi grandi autori dell'epoca, che oggi hanno una firma storica che è, a vale, è uguale alla vostra, eh, che cosa hanno detto questi grandi autori, i primi passi che voi vi siete cimentati a scrivere insieme a loro con i festival della canzone napoletana? in un primo momento mi hanno ostruito perché pensavano che io fossi uno di quei tanti malati e poi logicamente si sono convinti che io invece era alla stoffa e, e devo dire la verità sono stato molto aiutato da questo Pisano il grande Pisano mi chiamava Chiaraziella Capisci e tanti altri, Cioffi, io godevo la simpatia di Cioffi ero Stavo per anni sono stato con lui e non ho fatto una canzone con lui, tanto eh. per <ride> Quindi ho acquisito la benevolenza degli autori, anche perché io lo rispettavo. <ride> io andavo, io ed altri della mia schiera, della mia, diciamo andavamo a casa di questi grandi autori, andavamo a domaggiarli. E quando io sono impenetrato nell'ambiente ci stimano i calibri, i miei calibri russi. E quindi per dire, sul campo di battaglia, ho diciamo, successo mio me lo sono preso in mezzo all'ora loro. Qualcuno potrà dire: Vabbè, ci stato fortunato va bene, ma una rondine non fa primavera. Io di rondine ne ho messe diversi non è che una rondine ha sbagliato da una parte per un'altra. No? Sì, e quindi oggi fate un successo con uno, con un altro con, altro con tutti i maestri, non è con uno solo che uno potrà dire vabbè chi è stato maestro che aveva più mazza di te eh, no? maestro eh, ora io vi faccio questa domanda però non dovete dire il nome eh, non nominare il nome, quando io vi faccio questa domanda. Voi vi ricordate di chi stiamo parlando? Che una sera abbiamo incontrato a, a questo autore e ha detto vicino a noi, ha detto: anzi, vicino a voi, maestro, io ho scritto 1500 canzoni e vedete che cosa lui ha risposto. Ti ha 5 anni, eh? ne ha più. Eh? Ha detto tu devi fermare poco. Perché quale canzone di successo tu hai scritto, hai capito? Maestro, per concludere questa parentesi dell'incontro, perché voi sapete molto bene, siete una persona che vi stimo da una vita e questa stima rimarrà pure quando forse noi probabilmente non ci saremo più sulla terra, perché quando si stima una persona non è solo per il fatto del profilo professionale, ma è pure una persona molto molto umana perché Alfonso Chiarazzo ha cercato di aiutare a tanti giovani grazie a lui vi voglio dire si è, è acceso uh, si è messo avanti al pubblico il combiando Nando Paduano, che vi devo dire uh, Salvatore Zinzi, il grande Mario Merola Mario Merola i primi passi sono stati proprio grazie a lui Mario Merola portò 80.000 lire e con le 80.000 lire facevamo il disco il singolo e le vendette migliaia non c'erano mani per imbustare i dischi e non c'erano stabilimenti a Napoli e d'intorni che potevano eh, andare incontro alla richiesta quindi il malofiglio veniva stampato a Milano a Pollina a palermo a, a tutti i stabilimenti bene io volevo dire al maestro Chiarazzo eh, abbiamo avuto il Festival di Sanremo, abbiamo avuto due eh, che fanno parte non proprio nel cuore di Napoli perché Clementino è un giovane che è di Nola, ma mentre Rocco Aund è di Salerno. Poi abbiamo avuto la partecipazione del maestro Vincenzo Campagnoli che a noi ha fatto piacere di, di vederlo a Sanremo. Maestro, voi che cosa ne pensate del Festival di Sanremo? Io per dire la verità non lo sento proprio. Quindi alterno qualche cosa, qualche ospitate che fanno e poi passo ad altro. Insomma, faccio il Perché non, non è che mi attirino molto. Non è che sono poi nemmeno contrario alla modernità. Ma eh, non apprezzo molto nemmeno la, diciamo, il prosieguo della canzone italiana. Perché in tutti questi anni ne è uscita una sola, Perdere l'amore. E basta, io mi ricordo solo quello. Voi che siete una persona di cultura, maestro eh, Carlo Conti, come io l'ho detto a tante persone, eh, a tanti amici pure che fanno parte dello, dello spettacolo, Carlo Conti quando fa le pubblicità del Festival di Sanremo dice sempre il Sanremo lo cantano tutti. Ma lo cantano tutti il passato. Lo possono anche cantare tutti, che non è detto perché non lo veda. Gli altri non lo, non lo vedono e non lo ascoltano. Ma non, non, non mi attira, non mi attrae perché, eh, non lo so, non, non c'è più, non dico assai, ma una rietta a Berti, ma anche quello di Cesar Chiu, che, che, che era, rappresentava la cantante diciamo, un po' più casalinga, più materna, più donna, più famiglia, insomma, sono perduti certi certi valori, certe cose, quindi anche tutti i cantanti sono, io direi, a uno foglio, capisci? Non so se avete notato come Donna quest'anno ha partecipato a un grande big della musica, anzi direi una, una vera bella protagonista della musica italiana che è Patti Bravo. E quando è, stata, eh, quando è stata scritturata da Carlo Conti, ha detto tu festeggi 50 anni di carriera, ma mi, mi farebbe piacere che tu partecipassi al festival, ma come ospite. Lei ha detto: no, no, io devo sempre combattere, voglio sempre fare la cosa. la parola amare dentro ad amarezza, perché poi alla fine neanche chi ti ama resta. Tu lì, Dove sei? Ti dai. Quanti ragazzi ho avuto, dimenticando te, quando noi, e pure tu senti, che una ragazza come te, voglio sempre lottare con i giovani. Ma io, abbiamo detto poco fa che l'artista non, non vuole mai ritirarsi. Quindi no, io l'avrei più preferita come ospite che come concorrente, perché logicamente bisogna pure lasciare... Libero il campo ai giovani a capigliarsi fra di loro e non inframmettersi nelle loro uh, azioni quotidiane. Mm, io non, non lo ritengo tanto giusto. Maestro, questa musica rap che oggi sta andando forte nella musica napoletana, che cosa ne pensate? Ecco, dal vostro stile Malu Cien de Catena, eh, eh, voglio dire, Inverno d'amore, quanti successi. Oggi è cambiata un pochettino la musica che l'hanno trasformata al rap. Voi che cosa ne dite? Beh, anche il rap ha un suo modo di. di è un'altra corrente della canzone che, che molti di essi. I discorsi che fanno sono valevoli. Ma sì, sono cavo che in te niente, mentre a parte mi bastiment ci rimane soltanto vien, ovviamente, ma sì, sono cavo che in te niente. Sono valevoli. Certo che non si può sentire, non loro ne, per due o tre ore in seguito sembra un rap, e, è un, uno solo in mezzo a tanti cantanti, sta anche bene, quindi non è che non debba trovare spazio, anzi. Allora noi abbiamo un beniamino preferito della nostra emittente che è un amico mio da anni che facciamo spettacoli insieme come l'abbiamo fatto insieme con Pino Di Maio è, uno, è una, un amico che è proprio fa parte del, dell'ossessore editorio della città di Marcianise che sto parlando di Roberto Doria Speranza morto respira

Canta da tanti anni, abbiamo fatto tante serate insieme, ha fatto il suo nuovo disco dal titolo Respiro Mio. Che vi ha regalato una copia anche a voi. Voi che avete avuto occasione di sentirlo, anche perché eh, lui l'anno scorso ha fatto pure insieme con me un emittente eh, che ha funzionato molto bene. Anzi, con questo nuovo disco, vi devo dire la verità, sta funzionando ancora di più. Perché ce lo richiedono quando noi facciamo i programmi in televisione sia in radio della PDM di Pino Di Maio. Voi che cosa ne pensate? Ma io lo conosco a Doria canta. Da, da, da alcuni anni e, e tutto è una questione di repertorio capisci lui quanto più un repertorio, repertorio buono mette fuori tanto più ce ne guadagna vocalmente che lui canta bene una voce c'è anche temperamento io l'ho sentito in alcune canzoni che il suo temperamento supera, supera quello che dice che lui, lui dice di più Mezzo di quello che dice la canzone. Insomma. E allora se ha questa potenzialità, questa cosa che è in lui, lui può cimentare. Penso che possa cimentarsi in canzoni ancora più impegnative. E quanto più sono impegnativa le canzoni, tanto più esce fuori l'artista, E Non è Se fa successo pure... Non, il successo non ha età. Gli hanno 92 anni, sto scrivendo le canzoni, e me da voi. Quindi è, è anche un cantante che si conserva bene, è ancora fresco, può sfociare nel successo come io. Lo auguro tanto a Giovanni Dore, perché poi fra le altre cose è, è un uomo da bene una persona civilissima Stiamo parlando di Roberto Doria, quindi ehm, maestro, per concludere questo nostro incontro eh, vorrei che voi eh, dareste un, un vostro parere, un consiglio utile ecco, da una persona che ha 92 anni, che ha scritturato tanti cantanti, che hanno cantato veramente i suoi grandi successi e sto parlando delle grandi star di Napoli, quelle che hanno rimasto una firma nella storia che si cantano per anni e anni. Pensate che le sue canzoni eh, sono state cantate? oltre che hanno cantato qui quasi tutti i cantanti di Napoli, ma anche in altri paesi. A volte ho trovato pure io qualche disco quando sono stato in altri paesi, tipo in America, in Belgio, in Germania, e gli ho portato dei dischi che ho trovato che incidono i cantanti di altri paesi. Quindi eh, sicuramente il consiglio che vi dirà il maestro Chiarazzo, un grande veterano e un grande professionista, Ascoltatelo questo consiglio che ora da voi giovani, prima di intraprendere la carriera di cantante, che cosa dovete fare? Devono, innanzitutto devono studiare, se devono cantare, devono studiare dal maestro, logicamente, devono fare un po' eh, i dei se non, se non vogliono fare niente perlomeno che facciano dei vocalizzi e che stabiliscono dove, da dove deve incominciare a dove può arrivare con la voce poi se invece è autore e, e, e vuole essere poeta autore è allora che lui si incomincia a leggere qualche cosa, che legga il Di Giacomo che legga gli autori classici napoletani che legga pure l'autore eh, diciamo, della sua stessa età sempre che abbia effettivamente la, la formazione poetica e io mi ricordo che quando eh, venne assalito da questa follia di fare la e, e io mi sono riletto e riletto eh, tutti i maggiori poeti del allora. de... allora. quindi non è e così logicamente ho cercato di crearmi una specializzazione poi, io nel campo della canzone, nella, della poetica della canzone, mi sono ritagliato un tempo, mi sono ritagliato uno spazio. Io ho scritto canzoni di nomi e cognomi di donna e dal cognome della donna ho tratto la trama. Esempio pratico: Lucia Catena. Ed io ho tratto la trama dalla catena: Nanninella è esposito. Io dall'esposito. Ho tratto la trama. Rosa Spina. Si chiamava Rosa Spina e io ho tratto dal nome e cognome la trama della canzone. Quindi ho creato uno spazio, di, mi sono ritagliato uno spazio diverso. C'è la catena. E ce ne sono altre. Fortuna, una canzone chiamata Fortuna Calamita. Nome e cognome, Maria Da Riviera. No, Maria della Riviera, che... no, Maria da Riviera, e su questo cognome, eh, mi pare che c'è. Vabbè, avete fatto una canzone, voglio dire, assunta fantasia, assunta fantasia, nome e cognome. E dal cognome, io ho tratto la trama, quindi mi sono ritagliato uno spazio che altri autori prima di me non l'avevano fatto. Io ho creato la, in napoletano la canzone di una strofa non più due tre una strofa e, 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 e ci insegna ci che è una strofa ti... io ho tolto le, delle strofe in... che a volte sono banali perché sono delle ripetizioni allora tanto vale la pena che tu fai una strofa e la fai bene capisci? va bene Maestro, è stato un grande piacere, una gioia. Allora io vorrei che in questo momento voi mandate un caro saluto alle persone che sono in diretta con noi da Bambuserre su live stream e sulla PDM di Pino Di Maio, dediche napoletane, dove tutti i giorni, minuto per minuto, ore e ore, ci ascoltano 24 su 24. Mandate un caro saluto al maestro Alfonso Chiarazzo. Io oltre a salutarvi, che lo faccio molto volentieri, ma vi chiedo perdono. Se per caso non sono stato brillante come voi aspettavate, e dovete anche compatire, perché logicamente già ho fatto troppo ma voi siete stati un grande lottatore, mi immagino voi agli anni 60, eravate peggio ancora. Signore e signori, grazie da Emanuele Caglianiello per queste uscite delle telecamere della PDM. Grazie a Pino Di Maio, grazie a Tommaso Di Mai, grazie all'intervista che ci è stata in ultimamente concessa pure da Roberto Doria in Galleria. Grazie a voi che avete partecipato nelle interviste per le strade. Da Emanuele Caglianiello è tutto. Ciao, a presto, buona serata. Ciao. Vedo quanto cadi, stai baciando e nasci a pazzi T'ho portato senza farci non con la scusa per riabbracciarti Se non ti vedo in un programma, cambio subito canale Mi guardo le registrazioni, mi fanno innamorato tutta la vita